Retroscena Napoli, ecco perché l'aereo rischiato di non atterrare. La grande festa di Napoli. Dopo la vittoria sul campo della Juventus, in migliaia hanno festeggiato in città e poi si sono diretti a Capodichino aspettando il ritorno della squadra da Torino. Ma ad un tratto il rischio era quello di non veder sbarcare i propri idoli. A mezzanotte erano già migliaia di anime presenti in attesa. Alle 2 almeno 10.000. La squadra atterra alle 2:17, in perfetto orario. Ma per un po' l'aereo rischia di cambiare rotta, troppi fumogeni, troppa nebbia e anche un razzo che piove in pista. Napoli, l'arrivo della squadra e la festa anche a Castel Volturno. Cosa succede? Pericolo scampato. Ci pensa il vento alle 2:45, dopo le operazioni di sbarco e un primo applauso del personale di terra dell'aeroporto. Il bus della squadra comincia la marcia trionfale. La festa può cominciare e dura un'oretta. Alle 3:20, o giù di lì, il bus imbocca la tangenziale in direzione Castel Volturno. Dove alle 4:20 sono in 500 ad attendere i futuri campioni ALL esterno del centro sportivo, abbracci, baci, buonanotte. Virgola.